Beh ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Worry. Oggi ragazzi, un attimo, non mettete dislike, non chiudete il video, non iscrivetemi perché Worry stai facendo questo. Ragazzi, per chi non lo sapesse, andate a vedere il video in descrizione che vi spiega, cioè si capisce benissimo cosa è successo e perché sono qui. Allora ragazzi, sono su Clash Royale. E non mettete per appunto dislike perché ragazzi non era mia intenzione portare Clash Royale. Per il semplice fatto ragazzi che ho fatto una scommessa contro Vika, che è un mio grandissimo amico. Lascerò il link del video in descrizione, quindi andate a vedere. E praticamente era una challenge: chi perdeva doveva portare un video su Clash Royale. E ho vinto. Ok, iniziamo subito ragazzi. Andiamo a vedere un attimo il mazzo che ho, perché io ragazzi, ok, possiamo migliorare la Valchiria. Siamo in Arena 2, quindi boh, iniziamo raga. Io non ho voglia di farlo. Vika, ti odio, Vika, ti odio. Facciamo una partita, due, prenderò gli highlights migliori per appunto e boh, iniziamo. Iniziamo subito. Non mi si vede davanti la faccia, ragazzi, perché non so dove mettere la webcam. Lì c'era posto, lì c'era messa. Ok, lui mi tira il principe. Io ragazzi, dato che magari nessuno interessa, sono in arena quella lì, Monte Cinghiale, insomma, e sopraggiochiamo. Allora, che cazzo sto facendo? Io che porto COD, mi metto a portare. Oh, fermiamoli sta gente però. Ok, qui abbiamo il mini pecca. E se Vrat sta vedendo questo video starebbe con le mani in fronte, perché sto giocando veramente male. Ma sto anche col mouse, c'ho anche il mouse quello lì merdoso mio. E stiamo prendendo un sacco di botte. Però, minchia, guarda quante basse le torri. Faccio un video solo, raga, su sto gioco, ve lo avverto. Perché non mi sento, sai proprio quando non ti senti realmente a tuo agio? Io non mi sento a mio agio a giocarci. Non mi sento per niente a mio agio. Però una scommessa è una scommessa, l'abbiamo persa e ora siamo qui. Qui intanto questo caga Elisir, io non so come fa, non so come faccia. Facciamo anche così. E adesso ragazzi riusciamo a caricare il come cazzo si chiama quel pupazzo lì, lo spadaccino lì. Lui caga Elisir, raga, io non riesco a difendermi da lui. Perché sinceramente vorrei fare un attacco un po' pesantino che gli distruggo le torri, ma non riesco evidentemente perché lui, guarda, caga Elisir, caga Elisir. Però adesso zio, se io ti faccio questo attacco qua, gli buttiamo il principe e lui mi tira il cavaliere di là. La torre in teoria noi, raga, gliela dobbiamo far fuori. Credo, spero. Comunque pensavo anche di trovare un bel titolo clickbait, dicevo, magari mi faccio 500.000 iscritti un attimo e divento un Clash Royale player. Però no, raga, non mi piace. Non è quello che veramente voglio fare. Non riesco a giocarci, faccio cagare. Cagare proprio no, perché comunque ci gioco, sono in arena quella lì, che cazzo è, Monte Cinghiale. Però, sinceramente, non saprei farci un cazzo su sto giochino. Mettiamo il gigante qui dietro e vediamo un attimo che fare. Io, ragazzi, spero che sto video non sia noioso, ce la sto mettendo tutta. Però, sinceramente, non so che cazzo fare. Qui mettiamo il mini... sì, la Valchiria. Non ricordo manco più i nomi. Ma lui mi sta tirando il mondo. Raga, mi ha fatto fuori la torre, lui. Ma lui è bravo, eh. Oh, ma sto perdendo contro un Arena 2. Sto perdendo contro un Arena 2. Due principi! Regà, che cazzo faccio? Vrat, se mi stai sentendo qualche parte del mondo, fai la mouse a posto mio. No, regà, no, regà, no, regà, no, regà, no, regà, no, regà. Abbiamo perso. Io, regà, ce provo, ma sto gioco fa cagare. Cioè, no, è bello, per carità, ma non ci so giocare io. E se facciamo una cosa un po' diversa? Cambiamo deck. Ehi, c'ho una carta, regà. Ma poi posso perdere Arena 2 io? Posso? Potrai? Boh. Qua i tornei, non posso fare nemmeno i tornei. Posso creare manco il clan, non ho amici. Questo non gioca. Quindi probabilmente farò un bel taglio. Anzi, sai che faccio? Te smaciullo la torre. Ti butto tutto sotto torre. Dai, ne tocca fare un'altra. Oh, io non vedo l'ora di chiudere questa applicazione di mettermi a editare sto gioco e caricarlo per proprio togliermelo dalla testa. Perché va il gigante con i suoi bei pugnoni. Abbiamo distrutto la torre. Quindi una persa e una vinta. Facciamola bella? Facciamola bella. Io ragazzi ci tengo che comunque a questo video gli lasciate un bel like. Magari che ne so, proviamo ad arrivare comunque verso i 70, 80, 90. Non lo so, vedete voi. Logicamente. Per un video del genere posso capire che magari a tanti non piace, alcuni manco l'hanno visto. Però che ne so, magari vedete uno che non vuole giocare un gioco, lo vedete fare un po' controvoglia, magari può essere anche divertente. Lui mi tira il drago infernale, io gli tiro una bella palla di fuoco in faccia.
Eccola. No, Vrat. Io ragazzi, perché dico Vrat? Perché Vrat ogni volta, voi non sapete, ma Vrat ogni volta che facciamo chiamata, lui giudica tutte le mosse che fanno i professionisti. Lui è l'esperto praticamente, e non gli sta ben niente. Quindi se adesso vede il mio video su Clash Royale e vede come gioco, probabilmente devo sta zitto e giocare, perché evidentemente sto dicendo, la torre gliel'abbiamo buttata giù. Regà, forse perdiamo. No, mi devo difendere. Regà, guardate la torre. Adesso ci metto il punk rock. No. Oh. Regà. Regà. Abbiamo vinto, ragazzi. Basta, Bika, hai vinto tu. Ok, ho accettato la sconfitta. Ho fatto il video su sto giochino di merda. Vabbè, ragazzi. Prossimo video sarà un video abbastanza bello, perché è successo poco fa che stavo giocando a COD e ho fatto una clip veramente, veramente bella. Cioè, secondo me è bella. E ve la metterò nel prossimo video. Poi magari farò un video anche inerente a Romix, che è 99,9%. Ci sarò uno o due giorni. Io, ragazzi, non voglio dilungarmi anche troppo, anche perché il video è venuto abbastanza lungo. Metterò i migliori momenti, farò alcuni tagli qui e là. Io, ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un mi piace, un commento. Andate sotto il video di Bika e scrivetegli Bika infame. E nulla, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Speriamo questa settimana o settimana prossima. E bella, ciao!